State facendo un campionatore? Sì, si sta facendo un per una squadra che è neopromossa? Sì. Ma dov'è? Sì, c'è anche... Bene, grazie. Se fa no perché si è fatto pochi punti di Alve. Alve. Buongiorno. Buongiorno. Sera. Eccoci dunque a Gavorran per l'11ª giornata di campionato, siamo dunque in provincia di Grosseto in Maremma. Arriviamo a questa partita contro un avversario importante, difficile, non ci dimentichiamo che è una squadra, una società che fino a 2 anni fa ha militato nei campionati professionistici ed il Gavorrano è una di quelle 5-6 società strutturate, organizzate per non solo frequentare le zone alte della classifica ma anche per eventualmente tentare il salto di categoria. Arriviamo a questa partita senza il nostro terzino sinistro, senza il nostro Lorenzo Vettori, squalificato in settimana per somma di ammonizioni, ma rientra dopo la squalifica scontata domenica scorsa, il nostro faro di centrocampo, Matteo Casciagli. Allora, movimento, portiere tutto triste. La volta dovrebbe essere rosso e blu. Lì è rimasto tutto rosso. La rossa? Allora andiamo a vedere quella che sarà la formazione che il nostro mister Giovanni Maneschi metterà in campo. Abbiamo detto prima dell'assenza di Lorenzo Vettori per squalifica, al suo posto un po' a sorpresa verrà presa per la prima volta in campionato da Roberto Di Vito, schierato come terzino sinistro. Andiamo allora a leggere la formazione in porta Andrea Giusti e poi la linea di difensore composta da Papini Elia sulla destra, a sinistra come dicevamo Roberto Di Vito, in mezzo alla difesa Giordani e Mazzanti. Poi per quanto riguarda il centrocampo torna dopo la squalifica Matteo Casciagli supportato dal capitano Tommaso Gialdini, in attacco Franco Ferrari con Tommaso Pecchioli supportato da Claudio Santini e Francesco Gelli. Come ti chiami? Andiamo ragazzi, andiamo. Aspetta Fabiano un attimo. Andiamo. Come? Aspetta, scala un po'. Scala. Get it!
al triplice fischio finale di Airoldi. Arriva dunque la prima sconfitta in trasferta di questa stagione. Dopo 5 vittorie consecutive perdiamo a Gavorrano, perdiamo per 3-1. Passando in vantaggio la formazione di casa con Carnevale al quarto minuto, poi abbiamo pareggiato dopo circa 20 minuti con Franco Ferrari su uno splendido tuffo in area grazie a un'imbeccata di Papini. Poi prima della fine del primo tempo è arrivato il gol del 2-1 della formazione di casa sul calcio d'angolo. Nel secondo tempo abbiamo reagito bene, abbiamo avuto due o tre occasioni nelle quali siamo andati vicino al pareggio, però poi in contropiede la formazione di casa con il numero 3 ha portato a 3 appunto le marcature in loro favore. Rendiamo merito ovviamente alla formazione di casa per la vittoria, anche dobbiamo dare adito anche ai nostri ragazzi che hanno creato 3-4 occasioni per pareggiare. Finisce dunque 3-1 per la formazione di casa, dobbiamo un attimino rimborcarci le mani perché è la seconda sconfitta consecutiva, ma l'impegno, la volontà, la reazione rabbiosa da parte dei nostri ragazzi c'è stata nella ripresa. Ribadiamo dunque il risultato finale da Gavorrano, Gavorrano 3, Montecatini 1, grazie per averci seguito, grazie a tutti.